Sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio provinciale. Criticità si riscontrano anche in prossimità della diga di Ripa Spaccata in territorio di Rocca Ravindola. Il sindaco Marciano Ricci ha effettuato un sopralluogo su segnalazione della prefettura, ravvisando una situazione di reale pericolo. L'impeto del Volturno trascina a valle la vegetazione ormai secca, tronchi, rami, rifiuti di vario genere si accumulano così sulle griglie di cemento armato, aumentando notevolmente il potere di spinta delle acque. Se le griglie dovessero chiudersi completamente, la diga di Ripa Spaccata non sarebbe più in grado di contenere l'enorme massa d'acqua che si riverserebbe così verso l'abitato di Rocca Ravindola. Il sindaco si dice preoccupato per l'incolumità dei suoi concittadini, già gravati dal drammatico e dannoso problema dell'inquinamento della piana di Venafro. Userò tutti i mezzi in mio possesso per difendere la mia gente, ha dichiarato ai nostri microfoni. Su questo territorio, se non ti ammali per l'inquinamento, rischi di morire annegato. La situazione è ormai insostenibile. Marciano Ricci ha chiesto un celere intervento delle autorità preposte su Ripa Spaccata affinché si assumano la responsabilità di quanto sta accadendo.